Salvatore, buonasera. Parlando Ciao Luigi. dei predatori, noi ci riferiamo agli animali o a coloro che assalgono o aggrediscono gli esseri umani. Ci possono essere altri tipi di predatori? E se ci sono, chi possono essere? Come possiamo definire tali entità? Vedi, è la stessa cosa della droga. Non sono drogati soltanto coloro che prendono la morfina, la cocaina o tutte le altre sporcizie di questo mondo, anche se potrebbero essere delle medicine che potrebbero aiutare l'essere umano. È l'eccesso che causa il difetto di certe cose, come l'amanita muscaria. Se tu la mangi, tu raggiungi livelli grandissimi, meravigliosi, ma non te lo permettono, perché se tu raggiungi quelle livelli cominci a vedere le cose che non dovresti vedere. E allora ti impongono e ti dicono fin dall'infanzia che quella è velenosa. È Che velenosa sarebbe in il fungo realtà. allucinogeno, Sì, quello che hai ma detto. ci sono tanti altri fiori che sono velenosi e che i medici danno per il cuore. Dipende dalla quantità e dalla qualità delle cose che tu prendi. Ora, nel fatto dei predatori, noi sappiamo, anche vedendo documentari sugli animali, chi sono i predatori nella catena biologica alimentare, cominciando dal plancton, che anche lui preda in un certo qual modo per poter vivere. Preda qualcosa di così minuscolo, più minuscolo di loro, che a loro volta vengono predati da altri pesci poco poco più grossi, e quelli che predano il plancton vengono predati da altri pesci. E questo si ripercuote fino allo squalo, fino alla balena e fino all'uomo, che diciamo che è all'apice della catena biologica alimentare come predatore. Non è vero. Ci sono altri che predano noi e che sono predatori più capaci di noi, e noi non ce ne accorgiamo, come l'animale non se ne accorge di noi. Le trappole che creiamo attraverso reti, attraverso sonar, attraverso tutte le altre cose che vediamo dove sono e le prendiamo. Prima non era così, prima c'era una libertà immensa. I pesci non sono mai usciti dall'acqua. Come si dice, se noi non prendiamo i pesci, sono talmente tanti che escono dall'acqua. Non è vero. È come nella savana. Non è vero. Ci sono predatori che tengono in equilibrio la natura, non la alterano. E così via. Ma io non parlo di questi predatori che sono in realtà, diciamo, chiamiamola così, evoluzione della natura che è perfettibile, che si evolve nel tempo, tutta quanta la natura si evolve. Ma io parlo di altri predatori che sono a casa nostra, che sono nella nostra famiglia, nei nostri amici, e sono predatori terribili. Beh, io potrei parlare soltanto, e non parlo di cose che non conosco e che non ho avuto l'esperienza, ma di quelle cose che ho avuto l'esperienza. Ne posso parlare. Noi sappiamo che l'alchimia antica ha dato origine alla chimica moderna. Cioè, da principio gli alchimisti erano, come dire, boicottati, si diceva che erano fesserie. Perché? Perché la gente non riusciva a comprendere, a capire che cos'era l'alchimia, e anche perché loro, nei loro libri, parlavano in un modo così astruso, come in realtà sono astrusi i libri di chimica e di medicina per chi non conosce la chimica e la medicina. È l'identica cosa. Ora noi possiamo capire e sapere tutte queste cose. Ebbene, noi esseri viventi si dice che siamo sottoposti a degli influssi astrologici. Cioè, in realtà prima venne l'astrologia e poi l'astronomia.
dall'astrologia venne poi creata l'astronomia a livello tecnico, scientifico, e non hanno capito fino ad oggi niente di niente per come vive la natura e l'esistenza del sistema stellare. Loro vanno a testone, è come la medicina, ti cerca di bloccare l'effetto creando altre patologie, altri problemi più gravi, ma ti dicono guarda l'abbiamo noi debellato, che è debellato? Non è debellato niente. Quindi ritornando all'astrologia si parla degli influssi che hanno gli astri su di noi, per esempio il sole in 25.000 anni fa il giro dello zodiaco di tutti i segni che noi abbiamo zodiacali, sono 12, quindi il giro di 12 sistemi stellari impiega il sole per fare questo grande giro che è immenso per i nostri concetti di lunghezza, di altezza, di spessore, di altre cose, che impiega 25.000 anni. Quindi si sposta tutto il sistema solare, sì, in questo giro che... Attorno, è come la Terra si sposta attorno al Sole in un anno. Il Sole nel suo giro di rotazione e di traslazione attraverso i segni zodiacali impiega 25.000 anni. E quindi certo, si porta con sé tutti i pianeti del suo sistema. Sì, certo. È una cellula. È come le nostre cellule. Portano insieme tutte le molecole che sono là dentro. Ebbene, ogni qualvolta c'è un sistema particolare, ci sono delle frequenze, delle energie che colpiscono la Terra in modo particolare. Il Sole aumenta e diminuisce, cresce e si trasforma in base al flusso e riflusso di energie con i vari pianeti e con tutta la vita dei vari pianeti. Salvatore, scusami la mia intromissione. Il Sole quando fa la sua presenza in queste case zodiacali dà anche il nome alle ere, le ere zodiacali? No, noi parliamo di ere zoologiche, non ha niente a che dividere con le ere zodiacali. E per esempio Gesù venne nell'era dei pesci. E questo è collegato anche a questo spostamento, sì, del Sole? Che prima era in quella dell'Ariete, prima ancora era in quella del Toro. E infatti quando Mosè uscì... E quindi quello si riferisce al Sole che è in quella casa, che si, sì, affaccia verso quel sistema. Che si avvicina a quel sistema stellare. E per 2000 anni percorre quel sistema stellare. Dopo 2000 anni passa in un altro sistema stellare. Quindi quando Mosè uscì dal deserto erano passati 2000 anni dell'era del Toro. Gli ebrei continuarono col toro d'oro e Mosè li punì. Li massacrò, 40.000 ne uccise con un'arma tecnologicamente avanzata data da Geova, che non era un dio, ma era un figlio di puttana, capisci? Gli aprì la terra sotto il dovere del toro e uccise 40.000, tra i quali suo fratello se lo scampò per miracolo, perché era suo fratello, capisci? Perché doveva morire in mezzo a loro, che si era ribellato pure lui, a Mosè, a Aronne. Bene, dal toro si è passata all'ariete, dall'ariete si è passata ai pesci. Da allora sono passati 2000 anni e dopo 2000 anni è venuto finalmente l'era dell'acquario, un'era che ha rivoluzionato le menti di tutti gli esseri viventi. Ma siccome sono stati plagiati nel tempo, gli esseri viventi sono rimasti stronzi per com'erano. Non hanno capito i 9 eventi, non hanno capito i 20 stellari, non hanno capito l'evoluzione che il Sole sta seguendo e che noi dovremmo seguire gradatamente come il Sole, altrimenti saremmo espulsi da questa cellula vivente. Ebbene, ora siamo nell'era dell'acquario, è un'era maledettamente brutta come meravigliosa, perché tutti i segni sono brutti e belli, come ognuno di noi nel nostro segno. Per esempio io Capricorno ho un segno
bellissimo che quello dei grandi maestri, e infatti la mia vita si è, diciamo così, biforcata in due, una con Turiddu e una con Salvatore, per questo motivo. C'è una parte negativa e una parte positiva, dipende quella che emerge. E tutti noi abbiamo questa parte. Ora, parlando dei predatori, come dicevo io, nelle famiglie, ci sono buone persone, forse migliori degli altri, che purtroppo fanno da predatore. Predano la loro famiglia, i loro fratelli, le loro sorelle, le loro congiunte. Ma sono spasso di strada e tribolo di casa, nel senso che di fronte agli altri estranei mettono la loro parte positiva, sono tutte bellicche e bellacche, come si dice, tutte che fanno, sono a disposizione di tutto. Quando ritornano a casa fanno casini tremendi, diventano despoti. E questo è il problema. Ci sono delle cose che non quadrano completamente. Per esempio, io ho avuto a che fare con degli arieti. Il segno dell'ariete, sono ragazze meravigliose, hanno un cuore immenso, ma sono duri di comprendonio. Non vogliono ascoltare gli altri e nello stesso tempo impongono la loro legge agli altri, la legge dell'ariete. E questo è predare la mente di chi in realtà si accomuna a loro e si assoggetta a loro. E possiamo dire che loro seguono questo influsso che viene dato dal sistema stellare in cui sono collegati? Sì. Quindi hanno delle vibrazioni diverse, sì, rispetto a, sì, un altro segno? Vedi, io ho conosciuto degli arieti che dall'inizio, cioè essendo io un estraneo e non un familiare, si sono dati a me, nel senso che hanno cominciato a percepire, a capire, a cambiare tutto quanto. Finché un bel giorno la loro parte negativa è emersa e mi hanno distrutto. Mi hanno massacrato. Sia uomini che donne. E tornando a un grande evento, che è molto curiosa questa cosa, che con l'inizio dell'era d'acquario avremmo dovuto cogliere alcuni eventi importanti. Ce ne puoi fare un esempio? Ma gli eventi importanti sono la crescita in modo esponenziale, perché il sole sta cambiando, della nostra condizione emotiva in quella mentale. Questo è un grande passo avanti e un progresso della nostra psiche, che dovrebbe accadere, ma non accade, perché tutti coloro che hanno una mente lineare non vedono oltre il loro naso, sono plagiati e commettono sempre i soliti errori e creano danni di conseguenza. E non percepiamo le frequenze che invece dovremmo percepire. Non li percepiscono perché si sono aggregati all'energia materica, al flusso della forza gravitazionale, e non riescono a staccarsi. È come se tu vorresti mandare un razzo sulla Luna senza, il composto acquoso di idrogeno per poterlo, diciamo così, togliere dall'attrazione gravitazionale. Deve essere così forte l'impulso, ma se tu non hai questo, e noi questo l'abbiamo fin dalla fanciullezza, ma se noi perdiamo questa energia che abbiamo, noi non possiamo fare un salto quantico quando lasceremo il nostro corpo fisico e siamo nell'altra dimensione. Saremo in preda ad altri predatori più terribili di questi qua. Cioè, saremo nelle basse dimensioni dell'eterico e non nelle alte dimensioni. Questo è un dramma tremendo che avverrà e avviene ogni giorno a tutta l'umanità. Perché non si muore, si rimane vivi. E se preda di predatori astrali, che sono maghi, sono scegoni, sono ombre, che sono più tremende di tutte, perché sono luci che si stanno trasformando, si stanno disidratando e prendono energia degli altri per poter continuare ad esistere in quella dimensione. Sono demoni vaganti.
e non riusciamo sicuramente a riconoscerli. Il problema è anche quello. Non si riesce a riconoscere perché si ha una mente lineare, perché non riconosciamo neanche noi stessi. E chi ci sta vicino, figuriamoci se riconosciamo quegli esseri che non abbiamo mai visto. Ora, ritornando al discorso, non sono solo gli arieti che in realtà vogliono gestire la vita degli altri perché non accettano che tu gli parli, che coloro che sono vicini a loro parlano, perché devono parlare sempre loro, devono comandare sempre loro. Qualcuno disse a un fratello, un ariete disse a suo fratello Capricorno: tu mi devi obbedienza perché io ho 7 anni più di te, io sono tuo fratello maggiore, quindi tu devi obbedire a me. Beh, vedi, mia nonna, io non ricordo che segno era, aveva 100 anni quando gli abbiamo festeggiato il 100° anno, e c'era presente pure suo figlio Agostino, che ne aveva credo 16 in meno o 18 in meno, perché lei ebbe il primo figlio o a 16 o a 18 anni. Ebbene, lei disse a suo figlio, che era bisnonno, poi diventato trisnonno: tu mi devi obbedienza perché io sono tua madre, tu devi fare quello che ti dico io. Dice: mamma, dice, io sono trisnonno, bisnonno e cosa. Dice: tu non capisci niente, dice, tu mi devi obbedienza. Cioè, questi sono i fattori negativi di un segno stupido, di una persona o di persone che nella loro vita hanno cercato di predare psicologicamente che gli sta vicino, sia figli che figlie, che nipoti, che altre cose. Ma poi si fanno fregare dagli arieti. Capisce? Vuoi dire, appunto, che farsi comandare significa poi rinunciare alla propria autodeterminazione, alla propria autorealizzazione? No, autostima di loro stessi, per questo si fanno predare. Perché uno che ha autostima, come insegno io l'autostima, e la spietatezza amorevole, nessun predatore si può avvicinare, infatti da me scappano. Capisci? Il problema non sta solo negli arieti, ma anche nei leoni, perché sono predatori della savana. E fra gli uomini, i leoni sono terrificanti, terribili. Sembrano mansuete quando sono piccoli, infatti sono bellissimi i cuccioli di leone. Giocano, ti abbracciano, ti leccano, tutto quanto. Appena crescono un pochettino ti mangiano. Capisci? Senza... Ora, gli uomini leoni o le donne leone, non tanto le donne, perché vorrebbero ma non hanno il coraggio, si sottomettono presto, le leonesse si sottomettono al leone e ad altri della loro specie, diciamo. Invece il leone maschio è terribile. Per esempio, chi mi ha rovinato la vita e mi ha depredato di tutto era un leone. Mio cognato, che ha rovinato la mia famiglia e me stesso, era un leone. Nella sua famiglia lui gridava sempre, voleva la ragion pura, e gli altri dovevano stare zitti perché era un leone. Io le ho viste tutti questi leoni dominare e gestire, ma quando si avvicinavano a me diventavano agnelli. Un giorno io ero in macchina con una certa Vittoria, che ho aiutato, ho curato, e mia sorella, che era suora. Lei era seduta di dietro, Vittoria davanti. Al che Vittoria gli dice: Franca, non l'ha chiamata solo Antonina, la chiamava col suo nome di battesimo, Franca. Francesca. Franca, tu che segno sei? Mia sorella disse: sono un leone. Ah sì? E qual è il tuo ascendente? Lei l'ha guardata, si è messa a ridere: ascendente pecora. Beh, perché poveretta era remissiva, perché gli avevano insegnato lì in prete l'obbedienza a questi stronzi di merda. Qualsiasi cosa loro dicevano sbagliate o giuste dovevano obbedire. Gli buttavano il riso a terra, dovevano raccoglierlo in mezzo al secciato, lì a mezzo alle pietre. Ed erano bene. L'avrebbero fatta a Turidu, cane sciolto,
li avrebbe mandati a fare in culo, gli avrebbe dato tante di quei pedate nei coglioni, pure piccolo stesso. E infatti a 4 anni, questo lo descriverò, un prete mi ha cacciato via dall'asilo, perché non ho voluto ammettere che loro dicevano di aver sbagliato, io non avevo sbagliato niente, dovevo ammettere di aver sbagliato, così non mi avrebbero cacciato dall'asilo. Io a 4 anni gli ho detto, e chi l'ha detto? Io me ne posso pure andare se voi mi cacciate, ma io non ammetterò mai una cosa che non ho fatto. Dice, allora te ne puoi andare, ciao. Sono andato in una edicola, ho comprato per la prima volta Tex Willer e da allora mi sono innamorato di Tex. E da lì è nato un fantastico amore. Sì. Grazie, Salvatore.